Quella di cui parliamo oggi è la storia di Beowulf o Beowulf. Beowulf è un poema epico in lingua anglosassone di cui ci è sconosciuto l'autore e anche il titolo in realtà. Il nome che abbiamo dato, che hanno dato gli studiosi a questo poema, Beowulf, è tratto appunto dall'eroe, dal protagonista di questa storia. Il poema è di datazione incerta. Si presume sia stato trascritto tra l'VIII e il IX secolo in Britannia, nella Britannia medievale, forse in uno dei regni più importanti di quell'epoca, la Northumbria. E probabilmente è una storia, quella di Beowulf, portata in Inghilterra dalle invasioni danesi, visto che tutta la storia si svolge appunto in Danimarca e in generale nella Scandinavia. È una storia che non ha nulla a che fare con la materia, chiamiamola così, celtica, tipica dell'Inghilterra, ma ha tutta una serie di riferimenti a miti, storie, creature tipiche della mitologia norrena, della mitologia dei vichinghi, per dirla più semplicemente. È il più antico testo poetico lungo in volgare europeo. È anche il testo più importante e più ricco della letteratura anglosassone. È uno dei pochi libri al mondo dedicato fondamentalmente al semplice schema del combattimento tra uomo e mostro. Insomma, Beowulf è un poema affascinante, molto affascinante e importantissimo per la cultura successiva. E anche per un genere letterario, il genere di cui parlerò alla fine, che tuttora è molto proficuo. Per certi versi, Beowulf assomiglia per alcuni tratti ai poemi omerici, cioè l'Iliade e l'Odissea. C'è il tema del viaggio, c'è il tema della guerra, c'è il tema dell'eroe che è al di sopra dell'umana comprensione, che diventa egli stesso quasi un mostro. Essendo anche un racconto che diciamo probabilmente orale, gli scaldi, ovvero i bardi vichinghi, lo raccontavano oralmente nelle sale, nelle feste, per cui ci sono delle ripetizioni o delle, come posso dire, delle allitterazioni, chiamate in lingua norrena Kenningar, cioè delle ripetizioni o dei giri di parole per dire, per rendere più, scusate il termine, più epico alcuni termini. Per esempio, viene che la rugiada del massacro è una Kenning per dire sangue, il cavallo del mare per dire nave, insomma, sono dei manuali. Praticamente dei manuali a lettere per gli aspiranti poeti, il cui scopo principale è spiegare l'origine e il significato di alcune parole. Ma oltre a questa spiegazione, diciamo un po' più tecnica, più noiosa che vi ho fatto, passiamo direttamente alla trama, alla storia. Un fortunato re di Danimarca, Ordgar, si fa costruire una splendida reggia chiamata Il Cervo, che progetta come un luogo di pace sociale e di feste, ma che presto viene infestata da un orco gigantesco proveniente da una misteriosa zona paludosa. Il mostro viene chiamato Grendel. Dopo 12 anni di impotenza e stragi, un giovane principe Geada, cioè della Svezia meridionale, Beowulf appunto, attraversa il mare per venire in aiuto di Ordgar. Beowulf è dotato di una forza fisica assolutamente eccezionale e decide di attaccare Grendel a mani nude. La notte stessa ha luogo un terrificante duello tra Beowulf e Grendel, che però con una tecnica particolare l'autore non ce lo descrive. Cioè ci descrive dal di fuori che cosa succede nella sala dove avviene il duello, quindi panche che volano fuori dalla finestra,
rumori, urla disumane, ma non ci viene praticamente specificato come si svolge in realtà il duello tra i due. Grendel ovviamente ha la peggio e riesce solo a scappare lasciandosi dietro un braccio, si strappa un braccio per poter scappare da Beowulf e solo per morire poco più tardi. Beowulf attacca al tetto del cervo il braccio dell'orco in segno di vittoria e viene festeggiato, lodato, ricompensato per il suo coraggio dal re e dalla regina. Ma la liberazione dal terrore è solo provvisoria. Dalla paluta arriva alla reggia la madre di Grendel, che non ha nome, viene solo chiamata la madre di Grendel, per vendicare il figlio ucciso. La madre di Grendel rapisce e uccide un cortigiano, riuscendo a fuggire. Beowulf, allora pregato da Hrothgar, va a stanare anche questo nuovo mostro nella sua laguna. Si arriva alla laguna e si immerge nell'acqua, totalmente armato. Nella caverna subacquea di Grendel e di sua madre, Beowulf combatte con la donna del lago, senza riuscire ad avere la meglio. Potrà ucciderla solo servendosi di una gigantesca spada magica trovata nell'antro. Risalito, portando con sé la testa di Grendel come prova di un trionfo definitivo, Beowulf viene di nuovo festeggiato con un convito, con regali preziosi, con le canzoni del poeta di corte. Prende quindi commiato dal re Hrothgar, che lo ammonisce contro il pericolo di essere superbo, e torna in patria. Al re dei gelati, Aigelac, regala la sua ricompensa e racconta la sua avventura. In questo modo finisce la prima parte del poema. Da qui poi c'è uno scarto temporale di 50 anni in cui ci viene detto che ormai Beowulf, scusate, è re dei gelati, vecchio, famoso, ma succede anche qui nel suo paese un imprevisto. Un drago che dorme dentro un tumulo funerario, sorvegliando il tesoro di un popolo scomparso, si trova derubato da un ladro di una preziosa coppa. Il drago quindi esce allora a volo di notte e devasta con il suo fiato di fuoco l'intero paese e la reggia di Beowulf. Il re vecchio decide allora di attaccarlo, anche per conquistare alla sua nazione il tesoro. Ma gli si spezza la spada e il fuoco del drago lo avvolge. Solo con l'aiuto del giovane nipote, Wiglaf, Beowulf riesce finalmente a uccidere il mostro. Ne resta però ferito a morte e avvelenato. Per i geati la scomparsa del loro difensore significherà il disastro futuro, l'invasione dall'esterno, la prigionia e la scomparsa della nazione. Con lugubri presentimenti, si prepara a Beowulf un grandioso funerale. Il rogo, subito dopo la sepoltura, in un tumulo in riva al mare, con tutto il tesoro accanto. E, come dicono gli ultimi versi del poema, inutile questo tesoro, come era sempre stato. Quindi, come vedete, è difficile anche catalogare un poema come Beowulf, perché si tratta sia di uno scontro tra l'eroe e il mostro, ma anche di un avvertimento contro la superbia, contro l'utilizzare e accumulare tesori che poi o onori che poi non serviranno assolutamente a nulla. Il tesoro che sorveglia il drago è antico e lo drago stesso non se ne fa nulla, come non se ne fanno nulla i morti del tumulo, e lo stesso come non se ne farà nulla Beowulf nel suo tumulo, visto che anche lui voleva questo tesoro. Qui ecco, vediamo alcuni tratti che vengono proprio dal mito, dalla mitologia norrena, la storia di Sigfrido. E il drago e il tesoro dei Nibelunghi, il fatto che i draghi nella mitologia norrena siano i custodi di questi immensi tesori su cui dormono sopra, che siano anche creature della notte e non del giorno, quindi serpenti, ser
più che draghi come li intendiamo noi stessi, proprio dei serpenti alati. La cosa particolare del Beowulf che ci è arrivato in quest'unico manoscritto è che probabilmente una volta trascritto in un monastero, i monaci che l'hanno trascritto vi hanno inserito anche elementi cristiani. Infatti si fa riferimento spesso al diavolo, a Dio, al peccato, quindi a diverse connotazioni del cristianesimo che erano probabilmente, anzi quasi sicuramente, totalmente esterne alla tradizione orale del poema. Come avete sentito, ci sono moltissime scene, moltissimi, come potremmo dire, temi, archetipi poi trasposti nel fantasy, nel genere fantasy. E un professore di Oxford, inglese, studioso di letteratura medievale e di lingua anglosassone, utilizzerà Beowulf, lui stesso lo dice, come ispirazione per i suoi libri. Questo professore si chiama Tolkien, che come sapete è l'autore dello Hobbit e del Signore degli Anelli. Quindi io vi suggerisco di leggerlo, il Beowulf, anche se non siete appassionati di fantasy, ma proprio perché è una pietra miliare, secondo me, della letteratura mondiale e del poema epico e dell'epica in generale. Thank you.